Voilà ragazzi, ciao a tutti la Nick, raga, bentornati qui su Tram Simulator Urban Transit. Come sempre raga, inizio il gameplay ricordandovi che in descrizione potete trovare un link che vi permette di comprare moltissimi giochi scontati. Vi ricordo anche che in descrizione ci trovate i miei canali social. E ultima cosa raga, se vi iscrivete al mio canale YouTube, se magari non l'avete fatto e state pensando di farlo, ricordate che potete anche abilitare le notifiche se le volete ricevere. Allora, dunque ragazzi, siamo qui in giro per la città, possiamo un po' vedere come si comportano le persone. Diciamo che hanno qualche problema, mi sa, sono tutti incazzati, i bambini socializzano e noi invece dobbiamo andare avanti, mi sa, tanto con la carriera. Oh, questa con la maschera se ne va in giro. Ancora c'è qualcuno che lo fa. Allora, dunque, noi dobbiamo andare avanti con la... Che staffa? Noi dobbiamo andare avanti con la carriera, perché dobbiamo espanderci. Quindi, come funziona mo? Buh, chi se lo ricorda? Allora, ci abbiamo un solo tram, mi pare. Dunque, obiettivo attuale, a quanto pare. Dona al vecchio centro città di Angel una nuova vita notturna, trasporta 30 passeggeri di no... Ah, ok. Tra le 19 e le 24. Beh, sono mo' le 19. Come faccio a salire sul tram attuale? Garage. Questo è il mio garage, sì. Guida, ya. Yeah. Fammi fare, quindi... Beh, devo lavorare, vai. Viaggio libero, no. Non viaggio libero, no. Come faccio a dirgli che voglio fare la tratta? Cioè, sono le 19, in teoria dovremmo lavorare. Perché devo farmi la tratta libera? Concessione e deposito. Ah no, vabbè, ma quello... Cambia veicolo, guida... Oddio, come si fa? Mappa... Mo' valla a capì. Linea... Ok, allora, qual è? Perché ne abbiamo due? La linea notturna... Quella Angel Shores, città di Angel Shore. Non è tutta la, non è tutta la città di Angel Shore questa. Linea 1. Linea 2. Mo va a capire qual è la linea, perché io non mi ricordo. A parte che devo trasportare un ultimo passeggero per completare il lavoro, ma figurati. Ma se io ho due linee, qual è quella giusta, mo? Richiesta soddisfatta. E questa pare di giorno. Sarà la 2, deve essere la 2, deve essere questa. Guida ora. Accetto, non ci capisco niente. Avvia comunque... Allora, questo veicolo è già in giro per la città. Hai a disposizione le opzioni. Avvia la linea con questo veicolo. Unisciti al veicolo. No, avvio. Ok, ci ho capito poco e niente, raga. Quindi questo dovrebbe essere quello dell'obiettivo attuale, giusto? Si parte. Allora, in teoria dovrebbe essere facile facile questo obiettivo attuale, perché tanto alla fine mi manca solo un passeggero per finire l'obiettivo, quindi vediamo poi la carriera cosa ci farà fare. Intanto giù a sinistra possiamo vedere nella mappa dove devo andare. Dobbiamo svoltare di nuovo a destra. Ok, diamo gas. Guarda sto tram, sto taxi. La prossima fermata mica so dov'è.
Acceleriamo che qua c'è una salita, me la ricordo. Qui c'è una brutta salita, quindi è meglio andare belli spediti. Forse che abbiamo la prima fermata, no? No. Questa è la fermata numero 2. Cioè qui ci dobbiamo passare tra poco. Questa è la seconda fermata. Stranamente non è la prima. Chissà dove caspita è la prima. Ok, mo si va a sinistra. Ammazza, 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 che paura. Ho pensato... Ok, dobbiamo stare attenti effettivamente qui. Questa discesa è pericolosa, ho fatto un incidente una volta. Quindi è bene... Eccolo là, lo sapevo, vedi? E porca miseria, non frena! E se non frena? E non frena? Guarda, c'ho i freni al massimo! C'ho i freni al massimo! Ma c'ho i freni al massimo! Oh, ma vaffanculo, come si suol dire! E porca miseria, sto coso non frena! Oh, mi taglia la strada, ma già mi sto incazzando, eh! Le passo pure col rosso, guarda, che me ne frega, andiamo! E porca miseria, ma che freni sono, raga? Frenato al massimo! Freni al massimo e scivola! Ma la so pure chiamata. Qui ho fatto l'incidente l'ultima volta. Top, chiamata. Me la so proprio chiamata. Ma io veramente. Ai 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 ai. Perché, 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 perché devono succedere? Signora, mo dica lei. Ma anche il biglietto c'ha sta stronzia. Cos'è? Questa linea passa da. Che caspita ne saccio io? Ma vaffanculo, non lo so dove passa sta linea. E mica so così informato io. Ah, ma mi sta facendo incavolare, eh? Andiamo. Guarda che mo diventa pure il rosso. Niente, mi ha dato un fastidio mostruoso. Mi ha dato parecchio fastidio quella frenata che non c'è stata. E poi quello che mi chiede questa fermata passa. È vero che c'ho la lista delle fermate lì, ma ero troppo preso. Ero troppo preso dal fatto che non riesco mai a fare una fermata come si deve, porca miseria. Non riesco mai, cioè non riesco a fare una tratta come si deve senza fare danno, senza sbattere, senza... dai. Allora, che... magari mi investo qualcuno sulle strisce, già che ci sto. Guarda qua che c'è di traffico. Oh, ma io questo lo investo, vuoi vedere? Ci è mancato poco, guarda. Siamo pure in salita. Meglio che accelero. Veramente una frenata più decente non so come potrei farla, cioè... Avevo messo il freno al massimo. Ok, qui c'è la... Ah, mo oltretutto quella discesa la dobbiamo riaffrontare. Mo vediamo come facciamo, eh. Mo vediamo come famo, perché mo quella discesa la devo riaffrontare. Che succede qua? Mi fa pigliare un infarto. Siamo pure sotto di... Manutenzione, stipendi, incidenti. Gli incidenti mi sono costati $870. Ma chi è sto tizio che parla? Rock on. Brace yourself for this one.
I've just pitched my grand idea for boosting tourism through our transport network to the new Commissioner for Tourism Development of Angel Shores, Carol Sanderson. She's absolutely thrilled. Imagine a tram line that connects all the major attractions of Angel Shores with the transit terminal. Now, here's the thing. I'm having a bit of trouble mapping out a balanced route that truly caters to the city's needs. But I know you're up for the challenge. Quello che ha detto non ci ho capito niente, perché l'inglese non è il mio forte. A leggere, e siamo arrivati tardi perché c'era le statistiche lì che coprivano per un po', non ci ho capito niente. Vabbè, comunque tanto ho capito che lui c'ha molta fiducia su di me. Sicuramente qualcosa di simile. E dobbiamo andare avanti, sicuramente. Tratte, sblocca questo, sblocca quello. Ma a me in realtà interessa adesso. Oh, ma lo se pezzi con nudo che a tua madre non te l'ha detto. Ma porco di culo, ma ti spacco tutto, ti spacco. Sto stronzio, che è un metallo raro. Allora sei stronzio pure te. È un metallo raro. Cos'è successo? Un passeggero si è addormentato. Cava fanculo a lui. Madonna, oh, madonna, si stanno aprendo le porte del paradiso. Che succede? Perché si aprono le porte? Oh, ma la ci ho fatta apposta. Ma mi deve incazzare. Ma me lo fanno apposta, me lo fanno. Spacco tutto oggi, eh. Che miseria. Non posso manco grattare un occhio in santa pace. Ho fatto 4 incidenti oggi e ancora devo beccarmi la discesona. E ancora manco quello ho trovato. Oddio, ha fermata! Va fango. Amore, andiamo. Sì, ho saltato pure la. No, ho saltato pure la strada. Ma porcaccia di quello. Madonna! Uffa, ho saltato pure. Madonna, mi sta facendo incazzare sta tratta. Ho saltato pure l'uscita. Che burdello! Quella scritta apri menù dà un fastidio. Fammi finire sta tratta di merdi. Cosa, insomma. Fammala finire, no? E poi ti apro sto menù, ti spacco il menù, te lo spacchi in capoccia. Mi fate andare a sinistra in santa pace. Levati. Bravo, hai capito già con chi hai a che fare. Bravo, levati davanti che già hai capito tutto. Ha fatto bene. La meglio cosa, levati subito perché non è giornata. Sì, passa, tanto ormai passano tutti. Tu passa, fidati. Ok, qua c'è la fermata. Ai, che devo fare? Sì, faccia la foto, faccia a tua sorella. Mi dissocio. Madonna mia, veramente. Non sopportato questo lavoro. Meno male che non lo faccio nella vita reale. Meno male. Ma non ti devi sedere, porca. I biglietti devi controllare. Minchia, alzati. Ma quale usa sedile? Chiedi biglietto, li mortacci. Non so manco dove devo puntare il mouse per chiedere il biglietto, sennò questo si siede. Maronna benedetta, chiudi la portella, sportello qua, e ritira il coso,
Ok. Look at all the garbage along the roadside. Why can't people manage their own trash? No, sinistra, sinistra! Madonna, ho girato proprio all'ultimo istante. Stavo andando a destra invece di sinistra. Mi sono salvato proprio per un pelo di gatto tibetano, guarda, per dire, cioè, perché non lo conosco, però mi sono salvato così. Che miseria, questa tratta oggi mi sta massacrando il cervello. Questa è l'ultima fermata, scendete, levatevi dalle balle, passeggeri. Ah. Or why? Tu, sì, sono arrivato tardi, lo so, questa è la meno, questo è il meno problema oggi. Ah, andatevene, va. We hope you enjoy your visit to this incredible city. Remember, the more tram stops we establish and develop in those districts, the faster the entire area will grow and prosper. Sì, sì. Allora aspetta, apri sto menu che mi sta a rompere le balle. Oh. Acquisto un tram tradizionale. Però dice qua seleziona linea. Modifica linea 2 e crea una linea bilanciata che colleghi. Sì, vabbè. Modifica linea 2 e crea una linea bilanciata che collega Transit Terminal. What? Cosa vuoi? Come richiesta? What? Le fermate possono offrire o richiedere passeggeri. Per creare una linea perfettamente bilanciata serve avere la stessa quantità di domande offerta sulla linea. Crea una linea bilanciata. Se lo dici tu, non ci ho capito niente io, però se lo dici tu. Ah, questi lampeggiano. Oddio, aspetta, quelli che lampeggiano sono un po'. Ok. Quindi devo. E allora io. Aspetta. Questa attuale. Devo prendere quella a bassa richiesta oltre che quella ad alta richiesta. Io non sto a capire niente. No, perché il problema è che questo è fuori mano. Decisamente fuori mano. Posso cancellare. Come faccio a cancellare le fermate? Come le cancello? Che non ci sto a capire niente. Ci sarà un modo per cancellarle? Quelle che non vuoi. Rimuovi fermata. Ah, così. Ah, ok. Almeno adesso lampeggiano quelle che devo collegare. Ah, lampeggiano tutte. No. Aspetta. Allora, punto di partenza. Diciamo che partiamo da qua. Poi vado qua. Questa che c'ha di speciale? Ah, qui è dove sono io. Poi mi collego qua. Qua. E potrei collegarmi qua. Se io mi collego qua e poi vado qua, beh, si può fare. Ho collegato tutto? Oppure ho saltato qualche. No, ce n'è una qui sotto. Guarda dove sta. Ok, forse mo ho collegato tutte quelle. Sì. Ok. Che devo fare? Applica modifiche. È andata? Cosa vuole? Mazza che macello di linea. Che vuole mo? Sì, vabbè. Pio la 2. Che devo fare? Ancora la devo modificare.
Non sto a capire che vuole mo. Ragazzi, aiutatemi, che vuole mo? Che devo fare? Le ho selezionate. Non lo so, raga, sto impazzendo. Secondo me forse mi manca una fermata, ma veramente, però l'hanno fatto troppo complicato. Non si capisce niente. Sto impazzendo, non riesco a aumentare di livello perché non so come si fa. E poi le fermate è come se me ne manca una. O non la vedo io, sarò che lampeggia ma non l'ho selezionata. Allora, questa è selezionata, selezionata pure questa. Allora, aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono 7 fermate e io ho 7 fermate. 1, 2, 3, ci stanno tutte, qual è il problema? Silver Park c'è, Valley Spring c'è, Transit Terminal c'è, Golden Bridge c'è, Baker Park c'è, Sea View, sì, c'è City Hall e c'è pure quella, mi pare, no? City Hall North, ce le ho tutte le fermate. Forse manca di più E. Che caspita è sto di più E? È di più E questo, eh. Ce l'abbiamo già. Cioè, le fermate tutte le ho selezionate, tutte e sette. Che cacchio vuole? Mi sta facendo impazzire. Cosa diamine vuole, mo? Non si capisce. Le fermate possono per creare una linea. La quantità di domanda offerta crea una linea bilanciata. Caspita, vuol dire crea una linea bilanciata. Sapete che vi dico? Va. Niente, basta, mi sono rotto, raga, non ci capisco niente. Sapete che vi dico? Mi fermo qua, raga, mi sta facendo esaurire. Non ci capisco un cavolo. Ragazzi, spero vi sia piaciuto il gameplay. Posso dire, questo è il gameplay dello sclero. Che vi devo dire? No, non ci ho capito niente. Mi spiace, mi sono sforzato, ma non ci sto a capire niente. Le ho selezionate le fermate. Se sapete, raga, qual è il problema, scrivete nei commenti, ma non ce la faccio più. Vi saluto dunque, ragazzi. Ciao, alla prossima.